Viva l'Italia! Caro Nino, qui si fa l'Italia o si muore? L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia buon compleanno Italia! Colpita al cuore, viva l'Italia! L'Italia che non muore. L'informazione in rete, come è cambiata la comunicazione, quali sono le luci ma anche le ombre? Beh, le luci sono l'immediatezza, la controinformazione, la possibilità di, come dire, di avere fonti diverse, di avere fonti fresche sul luogo degli accadimenti e soprattutto la possibilità di raggiungere un target composito e senza confini. Le ombre, come dire, sono le ombre che caratterizzano da sempre l'informazione, la veridicità delle fonti, la capacità di distinguere tra una buona fonte e una cattiva fonte, la necessità di incrociare le varie fonti della notizia e dell'informazione, e questo è un compito che spetta al giornalista, cioè nel senso che il giornalista resta, anzi diventa ancora più protagonista di questo tipo di informazione che è a valanga, e quindi il giornalista deve essere il tramite, il medium si diceva una volta, tra tutte queste fonti e l'informazione corretta verso gli utenti. Tra l'altro possiamo dire che anche è l'utente che utilizza internet e che legge appunto l'informazione in rete è maggiormente attivo, perché può interagire con il contenuto, diciamo, dell'informazione. Soprattutto può interagire anche con chi propone l'informazione, con i giornalisti, cioè se un lettore, un ascoltatore di una web TV, di una web radio, di un giornale online, può interloquire con chi ha scritto quella notizia e dire per esempio: vedi che hai scritto una cavolata, secondo me, non sono d'accordo con te, oppure questa informazione io in un altro posto l'ho trovata diversa. Ecco, questo rapporto non è più di uno a molti, ma di molti a molti, ed è una rivoluzione che mette in gioco anche il giornalista, cioè il giornalista deve essere sempre più, come dire, più colto, sempre più evoluto, sempre più al passo con i tempi. Non è solo un problema tecnologico, è un problema culturale. Possiamo dire che la rete ha cambiato proprio il modo di comunicare, come anche vedendo quello che sta accadendo in Libia, dove i social network sono state, diciamo, la piattaforma di mobilitazione per la rivoluzione, o anche in Italia, dove migliaia di persone aderiscono ogni giorno a gruppi, ricordo ad esempio per le ricerche di Sara Scazzi, Yara Gambirasio. Certo, anche se, come dire, l'informazione a valanga spesso, come dire, nasconde anche molta informazione immondizia. La quantità non va equiparata alla qualità, nel senso che anche in rete poi vincono gli interlocutori affidabili, cioè vincono i giornalisti, i blogger che sono originali e sono corretti, sono, come dire, seriamente e deontologicamente a posto. Faccio un esempio: oggi il 12 marzo è la giornata mondiale contro la cibercensura, contro la censura in rete, a proposito del Nord Africa. Ha vinto questo premio, il Netizen Prize 2011, proposto da Reporters Sans Frontières e da Google. Oggi c'è la cerimonia a Parigi. Un blog tunisino, Nawat, uno straordinario blog tunisino che dal giorno in cui è cominciata la rivoluzione, la rivolta popolare in Tunisia, ha informato, controinformato il popolo tunisino. Ecco, oggi un blog ha vinto uno dei premi giornalistici più prestigiosi del mondo. Possiamo dire infine che l'informazione in rete è molto più vicina ai cittadini? Assolutamente sì, perché oggi noi viviamo in un paese in cui c'è il controllo dei media mainframe, cioè dei grandi giornali, delle televisioni, è in mano a poche persone. Pensiamo al fenomeno delle televisioni, cioè il capo del governo che ha tutte le televisioni o quasi, e quindi quel tipo di informazione che passa attraverso la televisione è un'informazione quasi univoca. Sul web ci sono giornali di controinformazione, ci sono televisioni di controinformazione, ci sono radio di controinformazione che permettono all'utente, al pubblico, come dire, di avere un quadro più equilibrato.